Christian so that it satisfies the so-called Bianchi identity? Do you have, do you believe in this claim? Do you think, reading the claim, I did not see really a proof saying there are written documents proving this thing. Do you have an opinion on this? I have to think about that. I'll talk to you at breakfast tomorrow. When was the first time that the notion of differentiating a tensor along a curve appears? Could computing a covariant derivative of a tensor, or maybe just a vector field along a curve, as opposed to the general covariant derivative of a tensor? On whose part? I'm asking, when did that first appear, the differentiation along a curve? I'm not sure. Was it before Levi-Civitas' 1916, 1917 work? This is in the paper of Ricci and Levi-Civitas, all over. A differentiation along the curve? Yeah, they are congruences of curves. This is the Ricci rotation equation. Okay. Good. Thank you. Thank you. Other questions? So a small practical question. There is a mystery about the publication date of the famous Ricci Levi Civita. I can answer that. Yeah, because you put October, many people say 1901. What is the thing? According to my colleague, Tilman Sauer, who will speak tomorrow afternoon, Tilman explains that the paper that the two of them, the two mathematicians wrote, was the first for the year. It was issued in 1900, but then they were waiting for other papers to appear in that volume of the Annalen, and by the time they had all of the papers assembled and published, it was 1901. That is how Tilman has explained it to me. And so I said, well, if theirs was in October 1900, that's when it was published. Not the volume, but the paper. So thank you very much for this presentation. There is one point, perhaps, that I would like to emphasize, and that is the role which was played somehow under the curtain, behind the curtains, by Veronese, who had, first of all, he was essentially the creator of the school of geometry at Padova. He was able, so he had also been at Klein's school, and probably met Ricci there. So he was able to transfer Ricci from the Normale of Pisa to Padova. And Ricci, who was a personal friend of Ernesto Padova, he accepted at the condition that Padova, that they would also create a position for Padova as well. And then somehow, I think this energy of Veronese should be kept in mind. So Veronese is the author of a book on multidimensional geometry, where the concrete existence of dimensions, of many dimensions, is given as a fact. So it's not discussed, but it's taken as a natural thing. So, and besides, Veronese, who was also a senator for the Socialist Party in Rome, he was had a tremendous influence. And he was also able to move to Padova Francesco Severi. Francesco Severi, who is perhaps the greatest mathematician of the greatest Italian mathematician of the 20th century. So, I mean, somehow Padova was a remarkable place in those years. I mean, it's not that
things went in vain. Somehow, so it was an exceptional moment for Padova, and somehow behind the curtains there is the activity and the immense energy and political influence of Giuseppe Veronese, which I would like to emphasize. That's a good point. Yes. Thank you. Other questions? He mentioned Francesco Severi. Can you tell some few frank words about him? Frank words. Well, I'm probably prejudiced against him, even as a historian that looks at all of the documents available. And I think I have looked at most of the documents that are publicly available in archives. There is no, Severi's papers don't exist. Now, that's an interesting mystery, because I've seen his will, and, you know, he left his books, you know, he made arrangements for his books. He made no arrangements, he didn't mention his papers. He was a man who wrote very long letters. When I had a discussion once with Beniamino Segre, I had the discussion when Segre was the president of the Lince. And we sat in Segre's in home, in his study, and he was holding a postcard of Levi Civita that Levi Civita had written to him. Now, Segre and Severi were the best of friends in the 30s, until the racial laws. But they did things together. They went on wild car rides together because Severi liked fast cars. And he said to me, Segre, the things I could tell you, and I wanted him to tell me as a historian. And then he didn't say another word. But I do know from Segre's son, who's now a retired physicist, that Segre and his wife had very bitter quarrels after World War II, because Segre came back from England. Castelnuovo wanted him to come back to rebuild Italian mathematics. And he had offers to stay in England or go to the States, because he had learned English. And I think his wife wanted to stay in England. She did not want to go back. But he came back, Segre, and he became friends again, of sorts, with Severi. And that caused a domestic fracas. She could not understand how someone who had turned his back on Segre in 1938, how he could come back and be friends with him. Actually, I don't understand it either. But there's something called political opportunism and a political career to build in the academic world. So we all make our choices. Is that what you wanted to hear? Well, there's a stamp. Do you know there was a stamp? No, but there is a stamp. Okay, but there was a stamp. Not Levi Civita doesn't have a stamp that I know of. Ricci doesn't have a stamp. But Severi, there was an Italian stamp. That means he had powerful supporters someplace. And there was the commission to evaluate all of the people who collaborated a little bit or a lot with the government, with the fascist regime. And they gave Severi a slap on the wrist. They wouldn't put him back in the Lince right away. He was very bitter about that. That they didn't do, but eventually he came back. So it's complicated. We all live with our past, in the US too. Thanks a lot. Okay. Allora vi presento l'ultimo relatore della giornata, con cui concluderemo uno sguardo storico sulla vita e le vicende di Tullio Levi Civita.
allievo di Giuliano Toraldo di Francia ed Enrico Bellone, Giulio Peruzzi è professore dell'Università di Padova, dove insegna storia della fisica, dell'astronomia e della tecnologia dell'informazione. Le sue attività di ricerca riguardano la storia della fisica tra il XVI e il XX secolo, i fondamenti della meccanica quantistica e la filosofia della fisica. Giulio Peruzzi si è impegnato anche nella diffusione della cultura scientifica, è stato delegato del rettore nell'ambito delle attività museali e di comunicazione scientifica, è direttore del Master di Comunicazione delle Scienze dell'Università di Padova, collabora a riviste e trasmissioni radiotelevisive alla realizzazione di importanti eventi espositivi e ha fatto parte fino all'anno scorso anche della giuria scientifica del premio letterario Galileo. No, va bene, non faccio così, no, perché di solito uso camminare, però va bene. sto fermo. Sì, lo metto. Grazie agli organizzatori per questo invito. In realtà... Ok, visto che mi avevano chiesto, viste i tipi di interventi che c'erano oggi, di orientarmi, mi sono orientato, non farò quello che è stato già detto ora, che forse qualcuno si aspetta, un intervento sulla vita di Levi Civita, la sua biografia. E cercherò invece, se mi riesce, di darvi un'idea delle cose di cui non si è parlato qui e forse non si parlerà domani. Cioè la parte in cui Levi Civita si occupa anche di fisica matematica che non ha direttamente a che fare con gli sviluppi della relatività generale. Quindi, e sono tantissime cose, va bene? E la parte quindi più epistemologica, che cosa lo orienta a fare questo, quali sono alcuni caratteri di un personaggio che, se avrete la pazienza, come diceva Thibaut d'Amour stamani, fino al 28 gli scritti sono in rete, sono 4 volumi, già vi fate un'idea, è un personaggio che veramente affascina il modo in cui affronta i problemi, la bellezza delle soluzioni, la loro semplicità, la chiarezza, il rigore logico. Ecco, cerco di darvi un'idea, se mi riesce, di molte delle cose che riguardano gli altri campi che non sono legati allo sviluppo e alle applicazioni del calcolo differenziale assoluto, alla relatività generale. E inizio con qualche notazione che viene da questa fotografia, oramai l'avete vista 100 volte se da stamattina, però diciamo è una di quelle. Sono alcune notazioni che si ritrovano nella introduzione che è premessa a questi 4 volumi che trovate anche in rete, questa raccolta di scritti che è stata curata dall'Accademia dei Lincei, ed è l'introduzione, il testo di Ugo Amaldi che viene ripubblicato, e questo appunto è Amaldi sottolinea, è un matematico nato, appunto anche nell'ultimo intervento si sottolinea che lui dà contributi alla matematica pura, specialmente da giovane, ma poi continua a tornarci sopra, teoria dei numeri primi, infinitesimi, numeri trasfiniti, e sottolineo anche il calcolo differenziale assoluto, e su questo poi torno dopo, cioè considerato come matematica pura, non applicata, va bene. Poi abbastanza precocemente comincia a interessarsi di fisica matematica, e qui, come sottolinea Ugo Amaldi, passa senza sforzo dall'uno all'altro di campi svariati, dalla meccanica analitica all'elettromagnetismo, dalla meccanica celeste alla teoria del calore, dall'idromeccanica all'elasticità, è una tassonomia che abbiamo sentito ora anche dall'intervento di Judith Gustein. E che cosa c'era dietro che lo guidava? Certo, la matematica è uno strumento che, come ritornerò a sottolineare, si presta a passare da un campo all'altro. Se uno ha ben chiaro i risultati e la matematizzazione di un settore, gli stessi risultati e la stessa matematizzazione possono essere sviluppati in settori che con quello che abbiamo trattato non hanno niente a che vedere. Ma per analogia di strutture, di relazioni, e questa è una grande potenza della fisica matematica o della matematica in sé, va bene? E però c'era dietro anche una larga visione storica dell'evoluzione dei concetti e dei metodi matematici, come scrive appunto sempre Ugo Amaldi, attinta direttamente alle fonti classiche. Io non ho fatto una lista dei nomi, ma per esempio oggi nel testo nella relazione di D'Amour c'erano una serie di riferimenti costanti e puntuali a una serie di ricerche recenti o anche non recenti che riguardavano il campo che stava
affrontando. E qui è un elenco velocissimo e appunto farò questa parte che riguarda più i suoi contributi a un settore che è di solito trascurato ma non per questo interessante, che è l'elettromagnetismo. Queste sono alcune riflessioni epistemologiche e poi sulla meccanica celeste non mi tratterrò tanto. Invece sono contento che Damour abbia trascurato l'ottica geometrica, io ne parlerò in una maniera complementare a quella che immagino avrebbe trattato lui, ma è un intervento interessante. E poi una parte sui contributi ingegneristici e poi la seconda parte, che sono poi due slide, se ci arrivo e non continuo a perdermi in troppe chiacchiere, la parte che riguarda la sua posizione nella politica della scienza e nella politica tout court. Va bene, sono poche, un paio di slide. Allora, la visione storica, per quanto riguarda la visione storica che lui esprime, per esempio in un bellissimo testo che c'è in questi volumi, che sono, è una rassegna che scrive nel 1911, in cui parla un po' della storia degli ultimi 50 anni della fisica matematica. Bene? Da lì nasce una chiara evidente demarcazione che non è costante ma varia nel tempo tra cos'è la matematica, chiamiamola pura, e la fisica matematica. Perché appunto nel 1911, in questa estensione ed evoluzione della fisica matematica nell'ultimo cinquantennio, con speciale riguardo al contributo italiano, è attaccato ma insomma se lo potete staccare, lui fa una serie di sottolineature degli sviluppi della fisica matematica dagli anni 60 appunto dell'Ottocento fino ai 10 del Novecento, non cita però il calcolo differenziale assoluto, che come invece appunto Judith Gutstein diceva che poi da un certo momento in poi viene considerato qualcosa che sta nella matematica pura, ma anche nella fisica matematica. Perché? Perché non c'era stata la relatività generale. Negli anni 20, scrive appunto nel 20 un articolo in cui in nota c'è questa stessa affermazione, e questa invece è un'affermazione che si legge nell'articolo del 25, che è un necrologio per la morte di Ricci Curbastro, e dice: è doveroso rilevare che Einstein trovò la necessaria base matematica per la sua relatività generale nel calcolo differenziale assoluto creato ed elaborato nell'ultimo trentennio dal professor Ricci Curbastro dell'Università di Padova. Un esempio altrettanto cospicuo di speculazione astratta è divenuto in un dato momento essenziale al progresso della filosofia naturale, pensate che parallelismo aveva, si ha forse soltanto nella teoria delle coniche di Apollonio, che rese possibile la scoperta delle leggi di Kepler. Ma l'opera di Apollonio rimase infruttuosa per circa 18 secoli, e più fortunato poté il nostro assistere ad una superba realizzazione delle sue ricerche. Quindi diciamo, il momento in cui si trova un'applicazione di un calcolo che nasce come non applicabile, o almeno non direttamente applicabile, in un contesto fisico, probabilmente in quegli anni lì avesse dovuto riscrivere il lavoro dell'11, avrebbe aggiunto anche contributi importantissimi di Ricci, suoi e di molti altri, nell'ambito dello sviluppo del calcolo differenziale assoluto. E poi c'è ancora un'altra consapevolezza, viene citata, è stata citata in una occasione in cui ci siamo trovati per l'intitolazione del Dipartimento a Tullio Levi Civita a novembre, però insomma la trovate in documenti preparatori di questa conferenza, riguarda una che io ritengo sia consapevolezza di alcuni aspetti, forse un po' all'altre, ma di quello che è il metodo con cui progredisce il sapere scientifico, ed è: lo scienziato è un conservatore, va bene? E appunto vi rileggo, per chi c'era lo risentirà, ma non fa male, no? In politica non sono molti quelli che amano chiamarsi puramente e semplicemente conservatori, e lui tra l'altro appunto è stato ricordato, era socialista e lo ribadisce, no? Perché conservatore si prende spesso quale sinonimo di misoneista, di nemico della novità, va bene? Questo pericolo non c'è evidentemente nella scienza, nessun ricercatore può essere misoneista, ma molti cultori di scienza possono, direi quasi debbono essere conservatori per la stessa loro missione di custodire con gelosa cura un certo patrimonio intellettuale ben consolidato e di vagliare con severo spirito critico ciò che importa variazione o alienazione del patrimonio stesso. Guardate, questa è la premessa di un intervento in cui lui cerca di spiegare come passare dalla relatività galileiana, diremmo noi oggi, che non è proprio di Galileo, ma insomma viene formulata a fine Ottocento, alla relatività ristretta di Einstein. In fondo non c'è un grande sforzo, cioè non c'è una novità pazzesca, sono rivoluzionarie le interpretazioni, ma in realtà lo sforzo è piccolo, quindi c'è una conservazione che si può in qualche maniera
richiamare, ma su questo forse torno dopo. Una consapevolezza di questo genere la ritroviamo in quella che nella filosofia della scienza viene chiamata tesi di Duhem-Quine. Le teorie sono particolarmente conservative, finché si possono aggiustare in qualche modo i parametri si cerca di evitare di buttare via tutto, quindi c'è una... Quindi Levi Civita è sicuramente una persona che aveva grande consapevolezza su questo. Entro nel capitolo dell'elettromagnetismo. Le due persone qui raffigurate sono Helmholtz e Hertz. E non parlerò di tante cose, ma mi soffermo su alcune. Tullio Levi Civita all'elettromagnetismo dedica una decina di lavori tra il 1897 e il 1909. Poi ce n'è un altro paio, due o tre sull'elettrostatica, ne parlo meno, ma forse qualcosa dirò. Il punto di partenza del lavoro del 97 è qualche cosa che all'epoca era già in qualche maniera stata affrontata 20-30 anni prima, ma forse Tullio Levi Civita quei lavori non li aveva letti, di Lenard, Wickert, eccetera, e sull'equivalenza tra una teoria dell'elettrodinamica con l'azione a distanza e la teoria invece di Maxwell, e lui chiama Maxwell-Hertz, con i campi. E introduce potenziali ritardati e fa una trattazione matematica molto interessante, non parla di potenziali avanzati, ma appunto però questa idea dell'equivalenza tra le due rappresentazioni, un'elettrodinamica con l'azione a distanza ma potenziali ritardati e l'elettrodinamica mediata da campo, sarà una delle grosse questioni che torneranno quando negli anni tra i 30 e i 50 del secolo successivo, cioè del Novecento, si cercherà di capire perché non si fa un'elettrodinamica quantistica. Cioè, forse la teoria classica è sbagliata? Riformuliamo la teoria classica dell'elettrodinamica in forma più accurata. E di questo si occuperanno Dirac da un lato, tanti, ma insomma in quegli anni lì Dirac nel 38, Feynman e Wheeler negli anni 40. Segue poi una serie di contributi che hanno come centro un carteggio, una serie di richieste che gli fa Augusto Righi su un problema importante o comunque anche sperimentalmente rilevante di cui parliamo. E poi nel 7, ci sono dal 7 un paio di articoli, fino al 9 la relatività ristretta di Einstein è del 5. Per ancora svariati anni si discute su possibili teorie alternative dell'elettrone rispetto a quello di Lorentz Einstein. E questo ne parliamo un attimo. Allora qui ho tematizzato questi tre punti dell'elettromagnetismo in questo modo. Questa è una citazione che riprendo per l'appunto da Feynman e che vi dà una sottolineatura, senza entrare in dettagli sui potenziali ritardati, su come si fa un principio di minimo nell'ambito dell'azione a distanza, ma vi dà un'idea di quanto sia interessante dal punto di vista anche epistemologico il fatto che ci siano due formulazioni equivalenti dell'elettrodinamica classica. Vorrei un attimo fermarmi a questo punto e fare un'osservazione, ve lo dico subito, questo è un pezzo tratto dalla Nobel Lecture di Feynman del 66, va bene? Vorrei un attimo fermarmi a questo punto e fare un'osservazione. Il fatto che l'elettrodinamica possa essere scritta in così tanti modi, le equazioni differenziali di Maxwell, vari principi di minimo con i campi, principi di minimo senza campi, Schwarzschild nel 3 fa proprio una di queste cose, Tetrode e Fokker lo fanno negli anni 20, 28, 29, tutti modi di tipo diverso, era qualcosa che sapevo ma che non ho mai capito. Mi è sempre sembrato strano che le leggi fondamentali della fisica, una volta scoperte, possano apparire in così tante diverse forme che a prima vista non sembrano identiche, ma che con un po' di gioco matematico si riesca poi a mostrarne le relazioni. Quei puntini lì tolgono un pezzo in cui dicono la meccanica quantistica nasce già in due formulazioni indipendenti, matriciale, ondulatoria, e in quegli anni anche una terza, il patti integra, però l'ho tolto. Vabbè. Una cosa come la legge dell'inverso del quadrato è proprio giusto quella che deve essere rappresentata dalle soluzioni dell'equazione di Poisson, che per questo è un modo assai diverso di dire la stessa cosa, che non assomiglia affatto al modo in cui l'hai detta prima. Non so cosa significhi il fatto che la natura scelga queste forme curiose, ma forse questo è un modo per definirne la semplicità. Forse una cosa è semplice se si può descriverla pienamente in molti modi diversi, senza sapere immediatamente che si sta dicendo descrivendo la stessa cosa. La semplicità di Feynman è quella che in qualche modo i filosofi della scienza chiamano sottodeterminazione delle teorie da parte dei dati sperimentali.
ho la possibilità di arrivare a descrivere le stesse regolarità in modo, diremmo, isomorfico, cioè con lo stesso potere predittivo, però utilizzando quadri interpretativi anche molto diversi da un punto di vista, chiamiamolo, ontologico. Questo è Righi, appunto. Righi e Levi Civita si pongono, cioè Righi si pone nel 1901, al primo congresso della SIF di Bologna, un problema, ed è il problema di il moto di una carica elettrica produce un campo magnetico. Allora anche gli studenti presenti dicono, accidenti, con il moto della carica elettrica per forza produce un campo magnetico. Sì, questo era abbastanza chiaro, perché l'esperimento era già stato proposto prima da Maxwell anche in alcuni scritti prima, ma diciamo in modo molto chiaro, anche descrivendo quale avrebbe dovuto essere l'apparato sperimentale, nel trattato di elettricità e magnetismo del 73. E il primo che lo realizza davvero è un giovane fisico statunitense che si chiama Henry Lowland, nel 1876, Helmholtz che gli mette a disposizione gli strumenti per farlo. I risultati che ottieni sono puramente sperimentali e qualitativi, ora vi spiego anche perché non potesse ottenere, però l'esperimento in sé è bellissimo, molto raffinato, e la domanda poi torna di attualità però nel 1900-1901, ed è per questo che ne parla Righi, perché Victor Cremieux, che era un giovane fisico francese, che credo che da quel momento la sua carriera, una volta che si scoprì che aveva sbagliato, non sia poi stata eccezionale, però trova invece che un risultato con quell'esperimento negativo, non si genera un campo magnetico. Allora, badate bene, Poincaré prende posizione a favore del risultato di Cremieux, perché questo risultato sembrava una specie di experimentum crucis che distinguesse la teoria dell'azione a distanza rispetto a quella di Maxwell e Hertz con i campi, e quindi a questo punto quella di Maxwell e Hertz era esclusa, mentre insomma c'era un vivace dibattito su questa questione. E Righi parla di questa cosa, come vi dicevo, per la prima volta a Bologna nell'1, e ci si accorge che realizzare effettivamente questo esperimento è una cosa molto delicata, perché il tipo di controllo che noi abbiamo sulla velocità delle cariche, sulla quantità di cariche che possiamo mettere in moto in laboratorio, è tale che il campo magnetico che queste generano è piccolissimo, va bene? Ora lì vi ho dato un ordine di grandezza circa, va bene? Una parte su 50.000 di quello terrestre, cioè quindi va schermato il campo magnetico, cioè non è per niente una cosa semplice. Non solo, per evitare effetti di scariche impure, elettrostatiche, fatto in aria naturalmente tutta questa roba, si frapponeva tra le cariche in moto e il lago magnetico che serviva come rivelatore del campo magnetico uno schermo conduttore. E allora la domanda che si fa a Righi, e a cui appunto Levi Civita poi risponderà con questo calcolo veramente raffinato, quali modifiche introducevano le correnti indotte sullo schermo dal moto della carica rispetto al campo magnetico della carica, che noi volevamo misurare della carica in moto. E Levi Civita risolve il problema in modo matematicamente, come fa lui, no? Cioè, inizia e risolve il problema, prima casomai in questo caso un modello, prende un modello semplificato, c'è cioè una carica e uno schermo piano infinito. Poi però invece fa una trattazione più generale e la cui approssimazione permette una verifica sperimentale, dimostrando che appunto in quel momento la teoria che aveva studiato dei potenziali ritardati permetteva di capire perché c'era una discontinuità nel campo, nel punto in cui c'è lo schermo, e quindi c'è effettivamente uno smorzamento del campo magnetico, ma non un suo annullamento. Si rimpiccolisce, ma c'è, quindi devi poterlo misurare. Come scrive Dario Graffi nell'intervento che fa al convegno del 1973 dei Lincei per il centenario della nascita di Levi Civita, questo è un modello, se voi leggete questi articoli, sono un modello, diciamo, di trattazione fisico-matematica ideale, diciamo, modello perfetto, diciamo. Nel senso che lui parte da problemi concreti che sono tradotti in equazioni, il problema matematico viene risolto in modo completo rispetto alle ipotesi e al tipo di ipotesi che si sono fatte, e poi il confronto fra teoria ed eventuali esperimenti con le formule approssimate, ma dimostrando a Righi che non si possono fare le approssimazioni come ci pare, bisogna prima, le approssimazioni spesso, specie se applicate a un problema fisico, hanno un ordine preciso, io non posso mandare infinito una cosa
prima di un'altra, a seconda, metterla o farla fuori o dentro l'integrale come mi pare, cioè bisogna che stia attenta a cosa faccio, quindi l'ordine in cui approssimare. Quindi questo è un primo aspetto. L'altro aspetto che vi dicevo riguarda le teorie dell'elettrone e sono legate a quella che a cavallo tra 8 e 900 si chiama concezione elettromagnetica della natura, a cui appartiene un movimento di scienziati molto importanti e anche frastagliato. E secondo me, visto che c'è qualche studente alle scuole, è un momento importante per capire che cosa è, quale rapporto c'è tra l'elettromagnetismo e la meccanica classica. La meccanica classica per due secoli ha mantenuto questa pretesa di essere la teoria che trattasse fenomeni a tutte le scale, quindi una pretesa universale. Ci si accorge nella seconda metà dell'Ottocento che forse questa non è più tenibile, che forse l'elettromagnetismo è più importante, più fondamentale della meccanica classica. Quindi la concezione elettromagnetica della natura oggi è superata, però di fatto da un punto di vista culturale anche per la comunità scientifica è stato un passaggio importante per maturare questa convinzione che la meccanica classica sarebbe forse stata salvata, ma era solo un'approssimazione in un certo dominio di fenomeni. Questo l'ho ripreso da Thomas Kuhn, che è un brano che viene dalla sua ricostruzione della teoria di come è nata, della storia della teoria del corpo nero. All'inizio del nuovo secolo, l'indagine su questi legami tra campi elettromagnetici e materia era un momento centrale della ricerca fisica, poiché il rapporto tra l'elettrodinamica e la meccanica era diventata per un'intera generazione sempre più problematico. La teoria di Maxwell non offriva alcuno spunto evidente per l'introduzione o della materia o della carica discreta. Molti fisici si aspettavano ancora che la lacuna risultante sarebbe stata colmata dall'individuazione di un opportuno modello meccanico dell'etere. Un etere meccanico, per sua natura, avrebbe interagito con le molecole della materia ordinaria. Le sue deformazioni e la dinamica di queste deformazioni avrebbero costituito il campo elettromagnetico. Ma lo scoraggiante risultato degli strenui sforzi per costruire modelli eterei aveva condotto altri fisici a dubitare che una teoria meccanica potesse mai avere successo. E un certo numero di questi, guidati da Lorentz, ma tra questi c'era Abraham, ci sarà Mie, sotto certi aspetti, della scuola Hilbert, eccetera, sperava in definitiva di ridurre la materia e la meccanica all'elettrodinamica all'interno di una concezione che appunto si stava diffondendo sempre di più e alla quale ci si riferiva come concezione elettromagnetica della natura. Levi-Civita fa un confronto tra le varie teorie dell'elettrone tra il 1900, in due articoli specialmente, il 1907 e il 1909, e sottolineo questo fatto, 7-9, non è vero, forse qualcuno lo pensa, non certo i colleghi con sensibilità e conoscenze storiche. Quando la teoria della relatività ristretta con elettrodinamica dei corpi in movimento del 5 viene proposta, la comunità scientifica è freddina, va bene? Non solo, ma ci sono alcune verifiche sperimentali di alcune conseguenze della teoria che sembrano dar ragione a modelli alternativi di quello di Einstein-Lorentz. Kaufmann fa delle verifiche su questo. E quindi in realtà si continua a dibattere per lunghi anni, fino alla metà degli anni, diciamo fino intorno al 1914-15, va bene? Quindi questo interesse di Levi-Civita per queste teorie dell'elettrone è ancora una dimostrazione, bisogna stare cauti, ci sono delle cose nuove, è interessante considerarle bene, vederne pregi e difetti prima di accettarle, e su questo vi farò vedere, c'è un paio di testi interessanti. Intanto Levi-Civita conosce tutta la storia, sia recente che precedente, diciamo, delle teorie dell'elettrone. Sa per esempio di questo intervento per un il testo con cui Thomson, J.J. Thomson, lo scopritore dell'elettrone, si aggiudicherà il premio Adams, va bene? Prima di scoprire l'elettrone, che sarà scoperto nel 1897. Di cosa si era accorto Thomson? Che l'elettrone, la massa dell'elettrone, di un elettrone accelerato, se io considero il fatto di prendere l'elettrone, come vedete, lo faccio una sfera carica che si muove in uno spazio illimitato, occupato da un mezzo con costante di elettrica data, e mi accorgo che c'è una resistenza al moto della sfera, cioè c'è un rallentamento dell'elettrone. Io posso considerare il rallentamento dell'elettrone in tanti modi, ma una delle maniere che ho è che lui, man mano che aumenta la velocità, aumenta la sua massa. Quindi c'è una dipendenza della massa dalla velocità.
E questo del fatto che un oggetto carico elettricamente, muovendosi, un dielettrico, il dielettrico può essere anche il dielettrico universale di Maxwell, dello spazio vuoto, potesse in qualche maniera essere rallentato, va bene, questo viene interpretato come trasformazione in massa inerziale, era un importante elemento a favore della concezione elettromagnetica della natura, che considerava la massa tutta di origine elettromagnetica. E come vi dicevo, Levi Civita conosce benissimo tutte le varie teorie che sono in quegli anni all'ordine del giorno. C'è la teoria di Abraham, non entro nei dettagli, però appunto la teoria di Abraham è una di quelle su cui appunterà maggiore attenzione, anche perché i due si conoscono bene, hanno molte affinità anche dal punto di vista scientifico. C'è una teoria proposta da Bucherer, Langevin, Lorentz, Einstein. C'è anche una teoria proposta da Emil Kohn, che di solito non è citata, ma che invece lui conosceva, cioè si era studiata anche queste cose che ormai sono dettagli per gli storici, vabbè. E discute in particolare la teoria di Abraham e mostra che l'idea della teoria di Abraham è che l'elettrone sia una sfera non deformabile nel suo movimento, ma una sfera come? Massiva o non massiva? Ebbene, mostra che la teoria di Abraham è consistente con l'ipotesi che la massa sia nulla per l'elettrone e che l'inerzia sia puramente elettromagnetica. Dice, questo te lo dimostro, ti dimostro anche qual è il raggio di questo ipotetico elettrone etereo, va bene? Però ci sono delle inconsistenze. Ti faccio un modello, te lo tratto matematicamente, discuto con te l'inconsistenza, per esempio, che la massa elettromagnetica sembra non essere additiva. Ora, una massa non additiva, diciamo, voglio capire che cosa vuol dire, no? Ecco. E una spiegazione, questa è appunto una delle cose su cui sottolinea nel 1907 questo suo interesse per questi modelli alternativi, questa sua attenzione a non abbracciare subito il nuovo senza sufficienti conferme, ma nello stesso tempo attenti, presa appunto da questo articolo del 1907, una spiegazione elettromagnetica della meccanica ordinaria, e vedete qui c'è proprio chiarezza e rigore logico, che sono veramente due degli elementi di metodo del lavoro di Levi Civita. Una spiegazione elettromagnetica della meccanica ordinaria dovrebbe rispondere a questo schema. Si parte da principi elettromagnetici indipendenti o almeno distinti dai soliti postulati dalla meccanica e poi questi si ritrovano come aspetto particolare o limite di conseguenze più generali. E fa un esempio, sono i criteri usati per la spiegazione delle leggi di Kepler. Si adotta invece un unico principio generale, che è la legge di Newton, e da questo si ricavano in particolare le tre leggi come risultati in prima approssimazione. Perché gli studenti appunto, le leggi di Kepler sono giuste in un certo sistema, a due corpi, ma se ne abbiamo tre, non sono così, quindi in prima approssimazione, perché sa di quello di cui parla. Nella meccanica elettromagnetica, come è ora costituita, si invoca invece a un certo punto proprio il principio fondamentale della meccanica ordinaria, cioè F uguale M per A, va bene? Ponendo poi in secondo membro uguale a zero, la massa è nulla, quindi F nel campo elettromagnetico è la forza di Lorentz, e si fa così. Trarre da questi principi una spiegazione elettrica della materia non mi pare incoraggiante, direi anzi che si rasenta il circolo vizioso. Cioè voglio spiegare la meccanica però di Newton su base elettromagnetica, ma poi la uso internamente a ragionare, non va bene. Sarà possibile evitare un qualche spostamento nel modo di porre la questione? Sarà possibile evitarlo con un qualche spostamento nel modo di porre la questione? L'onere della prova a chi afferma, va bene? Incombe a chi afferma. E diciamo, l'altra cosa in cui poi si mescola questa idea dei modelli eterei dell'elettrone riguarda un campo che su cui mi pare che Damour abbia accennato stamattina ai campi elettromagnetici puri, o forse. E appunto questo articolo del 9 sulla teoria asintotica delle radiazioni elettriche è interessante, ma ne prenderò solo alcuni aspetti dal punto di vista, diciamo, più generale. E che cosa sono questi campi elettromagnetici puri che sono al centro di questo articolo, dove ci sono poi anche una trattazione delle teorie dell'elettrone? Sono le equazioni di Maxwell più la forza di Lorentz uguale a zero, cioè dove la massa è stata messa a zero. E dice l'ipotesi, tratta le varie ipotesi possibili per Abraham, per Bucherer, per Kohn, eccetera, dice l'ipotesi di Lorentz è l'unica che sia compatibile col principio di relatività, inteso in un senso alquanto più generale dell'ordinario, che è stato ben precisato da Lorentz, Einstein, Minkowski, la relatività ristretta.
E in questa parte cito una serie di lavori che lui ha fatto, anche di questi se ne è parlato mi pare stamattina, su quella che è le attrazioni esercitate da fili o da tubuli in campi newtoniani o elettromagnetici. Quindi schematizzando le interazioni gravitazionali elettromagnetiche in questo modo e presenta quello che è un modello etereo fatto da cariche elettriche che sono fluidi immateriali che scorrono in questi tubi e lo presenta come possibile alternativa, ma bisognerà vedere, all'approccio cinematico di Lorenz Einstein-Minkowski. I problemi riguardano l'autocampo nell'ambito elettromagnetico e l'autocampo uguale a zero nell'ambito newtoniano, però è interessante che lui crei questo modello in un certo contesto di esposizione di quella che potrebbe essere un'origine o comunque una discussione delle origini della materia o della materia iniziale. E ancora sulla parte di costituzione delle radiazioni elettriche, nel 9 ritorna su questa questione delle teorie elettroniche. Insomma, l'elettrone è etereo o materiale, vale una teoria in cui l'elettrone può essere schematizzabile come un flusso nell'etere, oppure flusso continuo, oppure invece ci vuole una teoria balistica. E una sfida agli sperimentali. E qui secondo me ci sono alcune osservazioni molto interessanti, ve ne leggo un brano. D'altra parte, dovete equamente riconoscere che il miglior stimolo ad intraprendere pazienti e faticose ricerche è la fiducia che il risultato, una volta raggiunto, avrà effettivo interesse pratico. Quindi io posso fare anche un lavoro generale, molto astratto, però poi uno degli interessi potrebbe essere che avesse un interesse pratico. Se questa fiducia non c'è, il matematico malvolentieri rinuncia all'attrattiva di speculazioni concettualmente ed esteticamente più elevate. Se voi pensate a quello che sta succedendo ora anche in altri campi di quella che ormai è la fisica matematica, ma anche in qualche modo si merge nella fisica teorica, direi da Levi Civita in poi forse, e noi abbiamo modelli anche molto raffinati, ma in certi casi ci manca una verifica col dato sperimentale. Che per esempio oggi, grazie a particolari evidenze, sembra meno lontana di quanto non si potesse pensare qualche tempo fa. Le teorie cosiddette, ma non entro in cose che sanno molto meglio di me altri, ma le teorie scalare tensore per spiegare espansioni dell'universo accelerate o meno, di fronte ad alcune verifiche fatte ora con onde gravitazionali e onde elettromagnetiche nel caso di stelle di neutroni, queste sembrerebbe potessero escludere o rendere abbastanza poco piacenti certi modelli che peraltro sono stati, su cui si è lavorato tantissimo, in qualche modo rientrano in questa categoria. E poi conclude: consentitemi dunque che, tornando al punto di partenza, io invochi quel tale experimentum crucis tra il regime balistico e l'idraulico, che dia agli studiosi tranquillante norma direttiva, o li consiglia a cambiare rotta del tutto se vigesse disgraziatamente un regime intermedio, non assimilabile con approssimazione sufficiente né a un tiro di artiglieria né a un getto di pompa. In realtà Corbino gli scriverà subito per dire: guarda, la probabilità che sia un getto di pompa è molto bassa, quelle che sono le verifiche ad oggi danno l'idea che gli elettroni siano fasci di particelle. Non trascura un'altra cosa su cui veramente passo velocemente, che se no non arrivo a fondo, che riguarda l'analogia tra atomi e vortici che era stata messa in piedi nell'ambito di modelli eterei di tardo 800, va bene? A partire dai lavori di Helmholtz era trovata che configurazioni annodate di vortici in un fluido ideale potevano avere configurazioni stabili nel tempo, quanto sai, che gli annodamenti di questi vortici potevano avere configurazioni stabili nel tempo, la congettura che opportuni invarianti di annodamento potessero essere messi in rapporto uno a uno con gli elementi della tavola periodica degli elementi, quella chimica. Sono lavori di topologia interessantissimi, vengono fuori i primi invarianti di nodo e danno luogo poi a tutto uno sviluppo. Chi ci lavora molto in quell'epoca è Tate, uno dei amici e colleghi di Kelvin, di Max, eccetera. E dice: l'analogia non è superficiale, e perché no? Dice: basta assicurarlo il nome di Kelvin. Ma possiamo candidamente domandarci: è proprio uno schema soddisfacente questo che riduce la materia a un aspetto dell'etere, l'annodamento, e viceversa spiega l'etere come fluido ponderabile, cioè come ordinaria materia?
Difficoltà analoghe si incontrano, si ha detto per inciso, quando si cerca di ridurre il concetto di materia a quello di elettricità. L'unificazione delle idee primordiali è certo per sé seducente, ma deve farsi accettare per illazione spontanea, senza lacune né aggiramenti viziosi. Intanto evitiamo l'annuncio pomposo di riduzioni incomplete che non rispecchia gli austeri costumi della nostra scienza. È di nuovo appunto quel motivo metodologico che avevo citato sul conservatorio. Stiamo attenti prima di annunciare. Oggi viviamo in un altro periodo, se uno non annuncia non fa carriera, per cui anche si annuncia, però certe volte è meglio non annunciare, un po' più di cautela. E non vi dico molto, anzi questo lo passo perché secondo me diventa, se no non arrivo dove voglio arrivare, e cioè c'è una parte di meccanica celeste, ve la riassumo velocemente con una figurina. E, vedete, lui si occupa di questo, ovviamente questi sono lavori che hanno poi ancora oggi una loro attualità, quindi non c'è bisogno che sia io in maniera dotosi a ricordarlo, però il problema degli n corpi e trattato via via in modelli più approssimati, il problema a tre corpi, ma a tre corpi di stretto, quando due corpi sono molto massicci e uno praticamente massa infinitesima, questi sono contributi fondamentali in cui si cimenta Levi-Civita e che dà Levi-Civita, va bene? I risultati partono da problemi di stabilità dei sistemi dinamici, ma il suo problema è sempre quello di un confronto anche con i dati d'esperienza. E appunto problemi ai tre corpi non c'è bisogno che siano ristretti, possono essere anche quelli che vi ho messo lì, può essere per esempio l'anello di Saturno, perché l'anello di Saturno è fatto da oggetti disgregati e c'ha di solito due corpi grossi che possono essere Mima o Titano e il pianeta che in qualche modo influiscono, oppure anche la stessa cosa, Giove, Sole, asteroidi. Oggi, come scriveva Beppi Colombo nel 73, noi continuamente abbiamo problemi a tre corpi, di solito approssimando, ristretti, con il satellite artificiale che di solito ha una massa infinitesima rispetto agli oggetti celesti, va bene? E ci sono due osservazioni che vanno fatte in questo ambito. E intanto ritorna questa questione di modellare appunto il potenziale newtoniano con tubuli o il potenziale elettromagnetico e l'applicazione del potenziale di questa teoria dei tubuli, chiamiamola così, agli anelli di Saturno. E ottiene, qui salto davvero, la prossima pagina, scusate questo saltellare ma non voglio andare oltre, il tempo concessomi, è molto interessante che lui fa un modello con questi tubuli per ricavare la forma dell'anello di dell'anello e quindi degli anelli concentrici, la forma sarà approssimativamente circolare, questo diciamo corrisponde. Dopodiché in questo modello matematico particolarmente raffinato trova che però c'è un risultato, c'è una certa disuguaglianza tra le velocità dei due lembi dell'anello. Se questa disuguaglianza è rispettata l'anello è stabile, altrimenti non è stabile. Allora chiede a Lorenzoni, che è il direttore dell'osservatorio astronomico di Padova, se ci sono dei dati aggiornati. Lorenzoni glieli dà e non torna. Quindi cosa vuol dire? Una prova in più, dice Levi-Civita, a favore di quello che Maxwell ci ha già detto nell'Ottocento, nella teoria degli anelli di Saturno, l'anello non è fluido, l'anello è fatto da tante palline disgregate che non possono essere approssimate con uno schema del continuo, va bene? E qui lascio perdere questa roba qui. Ecco, sull'ottica geometrica invece mi soffermo. È molto bello, vedete, lui scrive l'ottica geometrica e la relatività generale nel 20, in una rivista dove ovviamente i lettori non sapevano niente di relatività generale, no? Perché rivista di ottica e meccanica di precisione, voi vi immaginate, molti di questi appunto, perché lo fa? No? Cioè, allora, intanto perché è contento del risultato che è stato trovato, e questo lo dicono in tanti, la scoperta della deflessione della luce fatta da Eddington e compagni nel 19, comunicata in pompa magna alla riunione congiunta delle due accademie reali, la Royal Society, la Royal Geological Society, Astronomical Society, cioè tutti insieme, è una cosa che conferma la previsione di una teoria. La teoria l'ha prevista senza avere il dato di osservazione, quindi conferma una teoria che però c'è prima. Questa è una diciamo, cosa particolarmente significativa che naturalmente consolida le previsioni della teoria della relatività generale. Però comincia, siccome sto parlando a ottici e meccanici di precisione, comincia il teorema di Fermat. Vede come il teorema di Fermat può essere schematizzato tagliando a pezzettini in superfici. E poi dice, ma questo si può...
lì si tratta dell'indice di rifrazione, ma lo possiamo invece riportare alla velocità di una particella newtoniana. Siccome è cinematica pura, le masse vanno via da tutte le parti, mi rimane un'equazione di tipo cinematico in cui l'unica massa che entra in gioco è quella del Sole, va bene? Quindi posso fare il calcolo per Benino e fa questo calcolo e ottiene nel calcolo puramente newtoniano il risultato di, lui scrive uguale, ma insomma di circa 0,88 secondi d'arco. Questo è il risultato classico. Poi dopo spiega, guardate che gli effetti, in particolare l'effetto di curvatura dello spazio vicino al Sole introdotto con la relatività generale, porta un fattore 2 dentro a questo e quindi c'è due volte 0,88. Va bene. E questo è conforme ai dati osservativi di Eddington. Quindi lui parte dal dato classico e poi aggiunge, in questo modo spera di far capire qual è il centro della cosa anche a degli ottici e meccanici di precisione. Va bene? La cosa, secondo me, interessante è che questo risultato era già stato introdotto a fine Settecento, non si sa bene quando, ma insomma perché i lavori sono stati pubblicati postumi, da Henry Cavendish, e aveva fatto un calcolo simile, non era proprio. E poi quello che è diventato più famoso erano i risultati di von Soldner, cioè entrambi avevano fatto lo stesso conto che fa Levi-Civita, considerando la luce fatta da palline di massa che non mi interessa perché se faccio la relazione cinematica va via da tutte e due le parti. Di questo non parla, ma Levi-Civita, comunque questa cosa di von Soldner era stata tirata fuori nel 1911 da Leonard, perché contro la relatività generale a quell'epoca Einstein aveva ancora un risultato che era solo la metà dell'angolo di deflessione finale, aveva detto, ah no, ma questa, mentre gli era piaciuta la relatività ristretta, la relatività generale la considerava una cosa, un'aberrazione, dentro c'erano anche venature antisemite, ma ora non entro questo. Ed era andato lui a riscoprire von Soldner, guarda che è plagio, Einstein plagia von Soldner, vabbè. Nel convegno all'Accademia dei Lincei, che vi ho già citato prima, Enrico Volterra, che purtroppo morirà poco dopo, per cui tra l'altro il suo intervento è postumo, diciamo, non sta già bene, chiedere a Graffi di leggere il suo intervento, che si intitola Contributi di Tullio Levi-Civita nel campo dell'ingegneria. E in questo testo appunto lui dice, io ritengo mio dovere onorare la figura dello scienziato e ricordarne la gloriosa opera scientifica, le sue doti umane profonde di bontà, di rettitudine, perché ho avuto il privilegio di essergli stato accanto. Prima gli era stato accanto come alunno e poi per 5-6 anni, dal 33 al 38, finché Levi-Civita non è costretto a lasciare il suo posto per le leggi razziali, come assistente alla cattedra di meccanica razionale. E il titolo di questa cosa sono appunto Contributi di Tullio Levi-Civita nel campo dell'ingegneria. Può sembrare strano il soggetto da me scelto per tale relazione. Io sono un ingegnere, no? E quindi però insomma Tullio Levi-Civita ha fatto ben altro, no? E però penso che la produzione di Levi-Civita, come ebbe a dire Somigliana, è un mosaico di ricerche, come è stato già osservato stamani, sui più vari argomenti. Non vi era problema a lui proposto per il quale non trovasse soluzione, non vi era ricerca di cui venisse a conoscenza e non lo portasse a qualche perfezionamento aggiunta. Questo, da un certo momento in poi, questo, intanto qualcuno che gli chiedeva il trasferimento tecnologico, si direbbe oggi, no? C'era l'industriale che gli andava a chiedere, ma senti, io ho questo problema, in realtà non era solo industriale, anche il tenente colonnello per lo spazio, io ho questo problema, e lui gli piaceva questa idea di capire come mai questa, e qual era una possibile soluzione. Nello stesso tempo però lui stesso, quando veniva a conoscenza di cose, ne vedremo una tanto per ridere, giusto che siamo alla fine di questa giornata, credo un po' stanchi, di qualche cosa, poi si industriava di capire com'è che succedeva quella cosa, e quando cercava di capirlo, se leggete gli articoli, sono tutti articoli veramente dove non c'è nessuna differenza se lui sta facendo un calcolo particolarmente astratto in un ambito oppure si occupa di oggetti particolari. Ebbene, un problema di elettrostatica, e questo problema di elettrostatica gli viene proposto da Emanuele Iona, che è della Pirelli, il quale Iona, tra l'altro, con i risultati di Einstein, di Levi-Civita, si presenterà al congresso di St. Louis nel 1904, un congresso internazionale, il nuovo secolo si apre, nell'ambito tecnologico il problema, i cavi coassiali sono questi, no? Per portare alta tensione, cioè un conduttore può essere uno o tanti, una specie di treccia di conduttori centrale, poi c'è un dielettrico e poi c'è una camicia conduttrice. E qual è il problema?
a seconda della geometria del cavo, cioè se è circolare, calcolare il potenziale per questo oggetto circolare, per cui appunto fa un limite, se io aumento il numero di trecce all'infinito, quello diventa un cerchio, quindi non è un problema, è come il caso degenera nel caso circolare. Calcolarsi la tensione che c'è tra questa zona in cui passa la corrente e la camicia, e quindi la caduta di tensione sul dielettrico a potenziale variabile, non è un problema. Sono potenziali alternati, no? Di solito cose di questo genere, non è un problema. Quando invece la figura geometrica è un pochino come quella, una corona, è più complicato. E capire quali sono i limiti di scarica che fora il dielettrico e quindi rompe il cavo erano da un punto di vista tecnologico fondamentali, ma il problema che si pone Levi-Civita è calcolare il potenziale e la caduta di potenziale dal centro alla superficie, e lo fa in maniera da in qualche maniera fare una stima di qual è il numero migliore, ottimizzare il numero di cavi che si devono passare, qual è il tipo di contorno, in modo tale che anche da un punto di vista economico poi ci siano delle ricadute. Dice, va bene, questo ora sono sicuro, ma nello stesso tempo anche una cosa che è economicamente ragionevole, se no se devo spendere troppi soldi. E qui non vi leggo, ma vi dico solamente il potenziale che c'è appunto in gioco qui è zero sulla superficie esterna, sulla camicia C, ed ha in tutti i punti T uno stesso valore delta che può raggiungere massimi positivi o negativi molto elevati. E nel coibente, cioè nel dielettrico, c'è una caduta di potenziale W da delta 0. Questa caduta di potenziale pone al cimento la rigidità dielettrica di sigma, tanto che se delta oltrepassa un certo limite avviene la scarica distruttiva, il dielettrico rimane perforato e quindi non funziona. Allora, risolvere questo, ma appunto facendo una trattazione matematica, vi assicuro che il calcolo del potenziale non è così banale, dato un profilo fatto come questa rosellina lì nel mezzo. L'altra, questa è una cosa interessante, mi rimangono 5, 6, 10 minuti oppure ho finito, perché mi pareva di aver cominciato 10 minuti dopo, 5 minuti. Allora vi dico solamente questa e poi passo alle ultime slide. Contrazione delle vene liquide. Allora il problema è questo, se io ho un serbatoio d'acqua, che naturalmente in prima approssimazione è infinito, no? Con un buco c'è un flusso di acqua che scende, va bene? E allora lui dice... Il fenomeno della contrazione delle vene liquide è stato oggetto di studi sperimentali che almeno per i bisogni dell'idraulica possono dirsi esaurienti. Non altrettanto progredito è lo studio teorico, pur trattandosi di una questione in cui sono perfettamente applicabili ordinarie equazioni e condizioni ai limiti dell'idrodinamica pura. Sottolinea, io posso applicare l'idrodinamica razionale, non devo andare a fare altre cose. La verifica la fa Giacinto Turazza, che è figlio di Domenico Turazza, che riteneva che invece che la matematica, l'idrodinamica razionale non servisse a niente. Vabbè, gli ingegneri idraulici avevano altri bisogni, né? Invece no, qui non credo che sia in polemica, lui sta facendo il suo studio, eccetera. E quello che lui riesce a dimostrare è che se io, vedete, vabbè ve lo leggo, si sa solo che appunto nel caso di fori non rigurgitati come la figura 1, il coefficiente di contrazione è sempre maggiore di un mezzo, si riduce sensibilmente a un mezzo come nella figura 2 per gli orifizi provvisti di imbocatura cilindrica interna, ma quanto devono essere alte le pareti, cioè va capito, no? Peraltro invece, ed è questo che io in questa nota dimostrerò, vi faccio la trattazione per bene, vi faccio un teorema di esistenza, vi faccio tutto in generale, però è possibile far discendere il coefficiente di contrazione di una vena liquida al di sotto di un mezzo, cosa che gli ingegneri idraulici non sapevano, e ciò con l'applicare all'orifizio un'imboccatura interna divergente. Ecco, anche questo, secondo me, sono cose... questo lo salto, erano i proiettili delle cose. Invece questo, ve lo leggo, perché ho colleghi del Dipartimento di Matematica, uno è qui presente, forse anche Carlo Mariconda, ma insomma Alberto Tono, che si occupano ormai di lavagne, ma Bordon Air, Light Air... Invece no, questa è una lavagna, lavagna a cavalletto, infatti hanno... praticamente distrutto un capitolo della fisica matematica. Durante gli esami di meccanica, questo è bellissimo secondo me, veramente, di meccanica razionale all'Università di Roma, quest'ultima sessione estiva, una lavagna, il cui cavalletto era molto divaricato, minacciò di precipitare al suolo, scivolando per ulteriore divaricamento degli appoggi. Il tutto, immagino lo studente sotto la lavagna, ma invece la commissione, il fatto fermò naturalmente l'attenzione mia e dei colleghi di commissione, Armellini e Bisconcini.
ponendoci un concreto problema di stabilità dell'equilibrio che non figura, almeno non ci consta che figuri, nella pur tanto cospicua letteratura degli esercizi di statica elementare. In verità la questione rientra in tale ambito modesto, ma richiede una discussione un po' approfondita per cogliere l'andamento generale del fenomeno, giungendo ad apprezzamenti quantitativi. Mi permetto pertanto di segnalare l'esercizio con la soluzione che ho trovato io, va bene? Allora, questa è la lavagna, che è una lavagna appunto dell'epoca, col cavalletto, e allora si dice cosa si deve considerare. Si deve considerare il telaio, la parte esterna, quindi telaio e lavagna da qua. Bisogna considerare in questo caso il peso del telaio, dove si colloca il baricentro, non è chiaro perché la lavagna si può alzare e abbassare a seconda dello studente, basso o alto, però dove, più o meno, reazione del suolo, reazione vincolare del suolo, forza vincolare che c'è nel cardine, cardine qua in alto, C, va bene, e perturbazione accidentale, chi scrive con quanta veemenza si appoggia, cose di questo genere. Quindi, e la stessa cosa dice si fa per la parte CP, ma si fa per CP1 anche per il gambo, e si fa la trattazione e fa questa cosa che secondo me è come un matematico può affrontare il problema di stare davanti a una lavagna che cade. Chiudo questa cosa invece con le ultime due slide, se mi date possibilità, se no poi chiudo, ed è questo. Avevo messo come titolo di questa mia chiacchierata l'uomo, lo scienziato, però citavo una sua fiducia nell'internazionalismo. Allora, l'internazionalismo è ovviamente prima di tutto un internazionalismo scientifico, ma anche politico. E infatti ha detto non solo nella scienza io mi reputo un internazionalista. Allora, vedete, questa è un'affermazione che fece Pasteur nell'88, il discorso per l'inaugurazione dell'Istituto Pasteur. Lo scienziato ha una patria, e questo è ovvio, ma la scienza no. Va bene? E allora se uno, come osserva appunto, osservano Pietro Anastasi e Rossana Tazzioli, che hanno raccolto la corrispondenza, in particolare molte notizie, per esempio sugli scambi di lettere tra Levi Civita e questo Agostino, padre Agostino Gemelli, che era presidente allora dell'Accademia Pontificia, in cui Levi Civita svolge un ruolo importante per suggerire nomi di scienziati di vari raggruppamenti disciplinari da invitare a far parte dell'Accademia Pontificia che doveva rinnovarsi. E le proposte che lui fa, ora non ho tempo di leggerle, i nomi che lui presenta, è anche interessante quelli che vengono esclusi però, peraltro, però insomma i nomi che lui presenta permettono di farsi un'idea molto chiara della maniera in cui lui vedeva la scienza, quindi assolutamente senza nessuna camarilla. Lui indica nomi veramente molto diversi, anche di persone che lavorano in settori, del fatto che lui aveva una conoscenza molto ampia degli scienziati a livello italiano e internazionale, non solo, ma anche grandi legami singolari con molti di questi. E quindi questa, secondo me, è intanto una prima indicazione. La seconda indicazione che ci viene della sua azione internazionalista riguarda questa organizzazione dei congressi internazionali di meccanica applicata. Dopo, mi pare, 4-5 anni, finalmente il primo congresso di meccanica applicata viene svolto a Delft nel 1924. Qual era uno dei problemi? Il problema era una specie di veto che era stato messo a qualunque scienziato che non avesse vinto, fosse appartenuto a paesi che non avessero vinto la prima guerra mondiale, di partecipare a consessi internazionali. Quindi io faccio un consesso internazionale, ma i tedeschi non li invito, va bene? Allora, su questo Levi Civita è assolutamente chiaro, ma anche energico nell'opporsi a questa assurdità, che, badate bene, aveva un'ispirazione d'oltreoceano, cioè c'erano anche in questo senso indicazioni statunitense, però in realtà è singolare e potremmo studiarla. Come mai? Questo è un esempio abbastanza, guardavo il presidente del Centro di Storia e Resistenza Età Contemporanea, Carlo Fumia, cioè perché alla fine della Prima Guerra Mondiale, probabilmente la situazione era veramente particolare, ma alla fine della Prima Guerra Mondiale succede questo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale il discorso è diverso, nonostante ci sia il piano Marshall, nonostante ci siano influenze, però perché la Prima Guerra Mondiale in realtà aveva mantenuto queste grandi divisioni che per fortuna gli scienziati per primi riescono a sanare con iniziative internazionali dopo la Seconda Guerra Mondiale. E con questo chiudo con la lettura di questa lettera di Levi Civita a Sommerfeld nel 9 dicembre del 20,
E Sommerfeld era tutto un po', gli aveva scritto una lettera in cui si lamentava delle ingiustizie che i tedeschi avevano subito sia durante la guerra sia nella pace eccetera, ma insomma e naturalmente c'erano venature esplicite di nazionalismo tedesco, la Germania insomma un paese importante, la cultura tedesca, sì, dice, vabbè, apprezzo altamente la franchezza delle sue dichiarazioni di carattere politico e senza entrare nel merito e specificare in conformità i punti del mio dissenso, tengo però a farle a mia volta con altrettanta franchezza una sintetica professione di fede. Io sono sempre stato, non soltanto in scienza, un internazionalista convinto e in base a tale identità considero au-dessus de la mêlée tutti indistintamente nazionalismi, nonché i precedenti e i conseguenti dell'orribile guerra che ha sconvolto l'Europa in modo così disastroso. Vedo bene che ella non si pone su questo terreno. Però in un punto essenziale, me ne compiaccio vivissimamente, ci troviamo in pieno accordo, nel convincimento che i rapporti scientifici in genere e quelli personali tra gli studiosi di ogni paese e tra noi due in particolare non debbano essere comunque turbati da contingenze o ricordi di divergenze nazionali o statali. Grazie. Grazie mille di questa magnifica relazione. Se ci sono domande. Sono rimasto colpito all'inizio della relazione dal fatto che Levi Civita si occupava di infinitesimi, se non ho letto male. Ha fatto alcuni primissimi lavori giovanili. Sì. Non capisco bene perché pensavo che la questione degli infinitesimi fosse stata abbandonata tempo prima. No, ma c'è un paio di può dire qualcosa di più preciso? No, non te lo so dire. Okay. Ho letto gli articoli che c'erano lì, però non ti so dire, non è il mio campo, ecco questo, ma penso che ci siano. Ah, ok. Grazie. Ci sono altre domande? Mi dispiace di parlare inglese, ma concerning the electron models, you mentioned that Levi Civita was interested in the compatibility with special relativity, that the total mass of the electron be electromagnetic, and among the models that I have seen, there was no mention of the work of Poincaré. I'm saying that because you know that there is a famous factor 4/3 which is wrong when you compute. And this was solved in 1905 by Poincaré, who showed that you needed the internal pressure. So yes. Was Levi Civita aware of this? Does he mention Poincaré? What is he doing exactly? E sulla questione, cioè lui si occupa, in realtà cita Poincaré, ma non entra nel dettaglio del problema del fatto che se te hai una carica su una superficie massiva hai bisogno di forze extra elettromagnetiche per i potenziali coulombiani, no? Che sono il modello. Perché quello che lui prova a fare è proprio sul modello di Abraham l'idea di una cosa completamente priva di massa, perché non tanto perché gli piace, no? Perché ha i suoi dubbi, ma perché cerca di sondare i limiti del modello, della concezione elettromagnetica della natura. In questo senso il modello di Poincaré era un po' più esterno e quindi non lo tratta specificamente, ma lo conosce. Altre domande? Bene. Io vorrei fare un commento. Sono stato veramente colpito da qualcosa dello scienziato e dell'uomo, che è questa, potremmo sintetizzare, questo suo grande rispetto. Ecco, a me sembra che lui abbia un grande rispetto per gli uomini, e questo si vede nell'internazionalismo politico, e poi mi è piaciuto molto che tu abbia raccontato la storia della lavagna. Ecco, perché mi è piaciuto quest'uomo che nel 15 corregge Einstein, nel frattempo finché Einstein arriva fa cose strabilianti sull'elettromagnetismo,
più avanti trovi, trovi sensato scrivere un piccolo lavoro su un argomento del genere. Ecco, trovo che sia un atteggiamento morale che parte forse dalla scienza e arriva all'uomo o viceversa o qualcosa che comunque va insieme. Sì, secondo me è anche un atteggiamento che sottolinea una volta di più, perché mi pare di esempi ce ne siano tanti, no? Di questa sua non indifferenza a qualunque fenomeno, messi tutti sullo stesso piano. Si può parlare di una lavagna, di un elettrone in moto, di una cosa, cioè, quindi c'è questa idea che qualunque spiegazione di qualcosa che non è compresa fino in fondo è una qualche cosa che aggiunge. Ecco. Bene, ti ringrazio molto. Grazie a voi. Bene, chiudo brevemente, vorrei solo fare brevi ringraziamenti. Ringrazio innanzitutto i colleghi del mio dipartimento che ci hanno sostenuto in questa iniziativa che è partita ancora da un anno in qua. Ringrazio questo pubblico che ha avuto anche la forza di stare qui una giornata, non è una cosa semplice, ed è molto bello per noi aver visto questo. Vorrei ringraziare i ragazzi del Tito Livio, non so se sono ancora qui, che hanno, oltre ad essere venuti qui, averci aiutato un po' nell'organizzazione pratica, hanno fatto un profilo Facebook, hanno seguito tutta questa cosa nell'avanzare dei giorni prima della conferenza e traducendola anche in un linguaggio, insomma, che senz'altro poteva piacere a ragazzi di quella generazione. Quindi questo è molto bello, perché come è già stato detto, insomma, Levi Civita comincia ad eccellere già alle scuole secondarie, in particolare al Tito Livio, da dove questi ragazzi provengono. Vorrei ringraziare inoltre i colleghi, in particolare il comitato organizzatore scientifico è grande, ma in particolare mi va di ringraziare Silvia Crafa, Luisa Fiorot, che ci hanno, senza il cui apporto forse questa giornata non sarebbe stata possibile, il mio omonimo Franco Cardin e il dottor Bresolin, che ci ha aiutato anche su molte questioni pratiche riguardanti l'organizzazione del congresso. Vi aspetto domani, chi vorrà, alla continuazione di questo incontro al Dipartimento di Matematica. Avremo anche domani relazioni di tipo fisico-matematico, di geometria e di storia della scienza. Comincerà alle 9 di domani mattina. Poi c'è un ulteriore appuntamento, due ulteriori appuntamenti che potrebbero essere interessanti per voi, vale a dire un colloquio nell'ambito dei colloqui di fisica. Il professor Damour terrà una conferenza al Dipartimento di Fisica, mi sembra alle 2:30, mercoledì, scusate, questo mercoledì, dopodomani, quindi, al Dipartimento di Fisica alle 2:30 mi pare, no? Sì. E invece al Dipartimento di Matematica il professor Sussman terrà una conferenza, una lectio magistralis sulla teoria del controllo, che è appunto questo ambito dove ha dato contributi fondamentali. Quindi spero di vedervi numerosi anche a questi appuntamenti. Vi ringrazio moltissimo ancora e buon fine di giornata.